Benvenuto o bentornato su Irex Fornelli. Quest'oggi sono lieta di presentarti gli struffoli al forno, una ricetta in collaborazione con 8 canali amici. Infatti ognuno di noi ti proporrà una preparazione che va dall'antipasto al dolce. Quindi un menù di Natale completo che ti faciliterà la vita in questi giorni frenetici di festa. Per guardare tutte le ricette ti basterà aprire l'info box, cioè la descrizione del video, e troverai tutti i filmati raggruppati in una playlist, così da averli tutti a portata di mano all'occorrenza. Ma passiamo agli struffoli, dei piccoli, anzi mini dolcetti, ricoperti di miele e zuccherini colorati, che ricordano subito il Natale e che vengono preparati anche per Carnevale. La ricetta originale napoletana prevede l'utilizzo del burro e la frittura, ma la versione che vedrai di seguito è al forno, il che li rende più leggeri ed è un vantaggio perché ne potrai mangiare di più senza avere sensi di colpa. Ma vediamo gli ingredienti che ci occorrono per prepararli. 300 g di farina, 2 uova, 1 cucchiaio di limoncello, 2 cucchiai di olio di semi, 60 g di zucchero di canna, una bustina di lievito e aroma all'arancia oppure scorza di limone o d'arancia. Per la copertura invece semplicemente miele e codette colorate. Per prima cosa rompiamo le uova all'interno di una ciotola. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo. Quando avremo ottenuto un composto abbastanza spumoso ma non troppo, andiamo ad aggiungere il cucchiaio di limoncello ed i 2 cucchiai di olio. Inoltre l'aroma all'arancia. Amalgamiamo, dopodiché andiamo a inserire anche il lievito setacciato, mi raccomando. Ed a pioggia la farina. Mescoliamo dapprima con un cucchiaio, dopodiché con le mani, perché dobbiamo ottenere un panetto. Come vedi è veramente semplicissimo fare gli struffoli. Questo è un panetto super profumato, grazie al limoncello, grazie all'aroma all'arancia. È veramente fantastico. Lo lasciamo riposare a temperatura ambiente per mezz'ora, avvolto ovviamente nella pellicola trasparente. Un po' del composto, facciamo delle striscioline così e con un coltello ci ricaviamo i nostri struffoli. Non devono essere grandissimi perché poi cresceranno nel forno. Ora facciamo delle palline, ecco qui, e continuiamo in questo modo fino a terminare tutto l'impasto. Quindi striscioline e poi palline. Ok, l'ho disposti su una teglia rivestita di carta forno, mi è avanzato ancora dell'impasto che continuerò dopo aver infornato questi, e li cuocio nel forno preriscaldato in modalità ventilata a 180 gradi per 5-10 minuti. Devono dorarsi, ma non naturalmente bruciarsi. Adesso che sono tutti pronti, li possiamo decorare. Io l'ho cotti in solamente 10 minuti, ma tutto dipende dal tuo forno. Quindi facciamo una base con il miele, così che loro si attacchino. Li mettiamo così sparsi. C'è anche chi tuffa direttamente nel miele, ma secondo me non occorre perché io ora li andrò a ricoprire tutti. Dobbiamo creare una montagnetta. Facciamo un altro strato di abbondante miele. Ricopriamo con altri. Questo non è un miele particolarmente dolce ed è il mille fiori. Non ti spaventare perché tanto i biscotti poi
se lo assorbono. Poi il dolce nasce proprio così. Ultimiamo con abbondante miele, come se non l'avessimo già messo. Adesso parte più bellina. Decoriamo con le codette colorate. Ed infine zucchero a velo sui bordi, non tantissimo, ma per simulare la neve. E voilà, gli struffoli sono pronti per essere gustati. Ed eccoli qui in tutto il loro splendore, guarda che belli che sono. Non sembrano proprio cotti al forno perché sono venuti anche dorati. Avvicino. Sono meravigliosi e della giusta grandezza. Ed io ne vado ad assaggiare uno. Visto come sono? Buonissimi, croccanti fuori e morbidi dentro. In più non sono dolci, il che è una cosa molto positiva, nonostante siano stati ricoperti di miele. Il mio consiglio è di prepararli, perché vedrai che farai un figurone con i tuoi ospiti. Se la ricetta ti è piaciuta, iscriviti e condividi gli struffoli sui tuoi social.